sera. E tu, lo sai, lo sai. So che l'amore vincerà e che voglio bene a te. A te. E tu, a me. C'è la mamma. Senti, Rosetta, io me ne vado, eh. Ciao. Mamma, è vero, Zè? Cosa c'è che sei tutta fuori degli stracci? Cos'è successo? Aspetta che sfogli e ti dirò. Ma dai su che siamo sole, che non ci sente nessuno. Mamma, siamo rovinate. Rovinate? In che senso? Stamattina ti arriva alla palestra con una faccia che non ti dico, Larry. Larry? Chi sarebbe? Ma come chi sarebbe? Valeriano. Ah, già, sì, Valerie Scotti, sì. Quel maledetto di suo padre contro di noi. Rosy, non maledire tuo suocero. Non lo è, non lo è più, non vuol più esserlo. Non vuol più esserlo? Io sono trasecolata. Dai, su, Rosy, cacciati mica, su, conta su. Sai che avevo sempre detto a Larry, e con tuo padre come la mettiamo? Hai parlato? Sì, lo so. E lui mi rispondeva sempre, calma, domani parlo. E non si decideva mai. E rimanda che ti rimanda, finalmente ieri si è deciso e gli ha detto tutto. E allora? E allora suo padre gli ha risposto, ma dove hai il buon senso? Un conte Scotti non scenderà mai alla figlia di una salumiera. Non scenderà? Ha detto non scenderà? Così ha detto. Malnato d'un spiantato. Mamma, è mio suocero. Sì, a me mi fa. A me mi fa tanto. Brutto villano. Ma cosa crede di avvelirmi quello lì? A lui crede che io sono stata con le mani in mano e non ho preso le mie debite informazioni sul suo conto. Ma sarò io, semmai, che avrò delle difficoltà a darci mia figlia un fanigottone di quel genere. So crede lui di sporcarsi il blasone. Domanda, ehi. Domanda a Lodovico Grossi, tuo padrino, che belle campane che abbiamo sentito sul conto degli Scotti. E se come li chiamano a Milano i conti Scotti, sì, gli scansaconti, con la difficoltà che ci hanno a pagare con la bella malora che si ritrovano addosso. Tanto se non intervieni tu, qui tutto va. Sì, sul barile dell'aceto, lo so, ma io non intervengo. Perché? Perché a correrci dietro si fa peggio a quella gente lì. Sarà lui a venirti a cercare, sarà la nobiltà che va in salumeria, altro che scendere. Sì, ma dico però quel tuo Larry Leray, poteva dirtelo anche in un altro modo, dico un po' di maniera, porco sciampino. Ma come si fa a venire così una povera ragazza che di essere figlia di una salsamentaria? Non c'ha né colpa né peccato, volevo che fosse qui tuo padre a vedere se lo tenevano fermo quello lì con quel temperamentino che si ritrovava, che guai a schiacciarci su un callo quello. Povero ragazzo, tu l'avessi visto, era disperato, con le lacrime agli occhi me l'ha detto. Sì, a me me lo doveva dire. Volevo vedere, brutto screanzato d'un superbioso, te la do io, la figlia della cervellera. Andiamo. Va là. Fra 15 giorni la vai bene che dimenticata. Scherzi, papà, una bella ragazza come Rosetta. Bella, cosa la sarà mai? La Venere della mortadella. Ti proibisco di parlarne così. Poi, nano, tu non mi proibisci un bel niente, eh? Io sono tuo padre, parlo finché mi pare e nessuno me lo proibisce. Il conte Scotti non diventerà mai il genero di una fettatrice di salami e di prosciutti. Poi te lo dico per l'ultima volta e basta. Ma guardati allo specchio, tu sei giovane, sei bello, sei simpatico, educato, raffinato, sei compito ed elegante. Di donne ne potresti avere tante, col tuo tipo le faresti innamorare tutte quante. Invece tu mi fai il cretino con un'oca che commercia lo stracchino. Cos'ha nel suo blasone? Cotechino o provolone? Popettine di salame dentro un fondo sconquassato di tegame? Devo proprio ricordarti con spiacevoli confronti che noi siamo conti. Non c'è bisogno che me lo racconti, è fuori dubbio che noi siamo conti. Però, considerando tutti i nostri debiti, noi siamo solo conti che non contano. È un fatto secondario in quanto al lato materiale che riguarda la moneta e molto tempo che ho imparato a stare a dieta.
Volendo usare il nome più opportuno, che mi sembra proprio il caso di parlare di digiuno, ma per te rimedio a tutto, stai in un'oca che ha le mani nel prosciutto. Lo stemma di famiglia sarà a forma di bottiglia, di barbero, di vernaccia, dentro un filo arrotolato di salsiccia. Dimmi tu che figuraccia coi baroni e coi visconti, o ma noi due, ma siamo conti? Non c'è bisogno che me lo rammenti, è fuori dubbio che noi siamo conti. Ma per i fornitori che ogni giorno chiamano, noi siamo solo conti che non tornano. Ma cosa vuoi che importi se ci affligge questa cronica mancanza di denaro? Un conte in fondo è sempre un animale raro. Che nobile si vende sempre caro, ma non devi in nessun caso masticare pane amaro. Invece tu prendi la sbronza per un'occa che commercia in lardo e lonza. L'emblema del casato è un salmone fumicato, forse in mezzo a pane duro, con stemma a quattro alici in campo azzurro. Devo proprio ricordarti coi più sfolli di confronti che noi siamo conti. Papà, con questa storia del casato, adesso lo confesso, mi hai seccato. Se tu ti senti ancora tanto e tanto nobile, abbi la nobiltà di non parlarmi più. Fai l'offeso, strilla, rida, tanto non me lo racconti, sai, noi due siamo conti. Quello lì è il provolone. Spunta. Oh, poi c'è la mortadella. Sì, va bene, spunta. Quelle lì sono le quattro cacciotte. Va bene, spuntato. E poi c'è la forma di svizzero. Sì. Oh, e questi sono i quattro prosciutto di campione che ci ha mandato oggi. Questo qui è extra, né? Quello per lì. I clienti di riguardo. Va bene. Oh, a proposito, ci hanno telefonato da casa Meroni. Vogliono setti di prosciutto per stasera, gli mandiamo quello lì allora. No, no, è mica no? Gente che sa apprezzare la roba fina. Dacci questo. Poi, roba certo. Buona ma corrente. Va bene. Poi là, quello là non lo via con lo sconto, né? Ma lo senti? E dici che roba di quel genere lì ce la danno a qualche parente più prossimo se la mangiano loro, né? La premiata Salumeria Colombo la c'ha una clientela che vuol mica perderla. Dai, mamma, fai presto. Cosa c'è, Rosetta? Cosa è successo? Ma vedi che c'ho da fare, no? Valeriano è là fuori con Augusta. Le fuori con chi? Fuori in macchina. Ah, che spavento. Vada a chiamare, vada a chiamare. Non gli farei mica una scena, spero. Perché anche lui è tanto accasciato. È buono, sai, e mi vuole molto bene. Te vada a chiamare e non pensarci che so sicura verzeratta, E so anch'io come si deve comportarsi. Vado e torno. Va avanti te, né, Carletto. Sì, va bene. E guardo che corno è morto come quello nella salumeria Colombo era mai entrata, vero? È vero. Fino adesso. È vero. Signora Felicita... Badi che non sia unta, né? Dice per ridere. Ma, sa, una salumiera. Ha sentito che roba? Sì, sì, ho sentito, sì. E sono qui che tremo tutta, né? Mica per la roba in sé, che cosa vuole? Dopotutto i matrimoni contrastati sono poi anche quelli che tante volte riesco meglio. Ma per l'umiliazione, perché dico, gente che c'ha la coscienza netta e lavorato tutta la vita c'ha diritto al massimo del rispetto. Dico bene? E chi può mancare di rispetto a una signora come lei, che ce n'è poche nel nostro mondo che possono starle vicino? Qui non indori la pillola, né, con te? L'ho sempre detto, vero, Rosy? Sempre. Ah, sì? Cosa lei che diceva? Dicevo che lei è una dama, una gran dama di antico stampo ambrosiano. Piazza Mercanti sono nata. Si vede. Si vede perché? Perché si capisce subito dal buon senso e dal cuore che lei è milanese nata. I milanesi, sa, dicono quel che vogliono, rudi, burberi, gente che dice pane al pane, ma quanto a cuore grande così, e quanto possono dare, danno tutto. Sì, anche le figliuole. Degne eredi dell'equilibrio e dell'onestà materna. Bella, è simpatico, Nelleri. E lei no, lo è al punto che non so cosa darei per far restare con tanto di naso mio padre. Senta, quanti anni c'ha lei? 20. Ai, addio allora. Che purtroppo per impalmare la mia Rosetta c'è ancora bisogno del consenso paterno. Lo so, ma a parte questo, vede, non vorrei mettermi in urto. Mi pare che mi porterebbe disgrazie. Vorrei poterci dire io quattro parolette al suo papà, né? Anch'io lo vorrei. E sono sicuro che appena la conosce, cambia subito bandiera. Ma come si fa? È un testardo, sa, capace di non riceverla nemmeno. Aspettate un momento, né?
E vi faccio vedere io se si rifiuta di parlare con la Colombo, cara il Messur Conte. Ma che lettera, ma che lettera! L'accompagno io personalmente, cosa vuole? Al fascio io sono di casa. Il federale non dice mai di no al Conte Scotti. Oh, ma io speravo che bastasse una presentazione. Non volevo che si disturbasse tanto. Oh, cosa dice, mamma? Quale disturbo, cara mia bella signora? È un piacere, un grande piacere, anzi. Domani mattina va bene, eh? Sì. Eh? Facciamo alle 11? Alle 11. Ecco, domani mattina alle 11, come un sciuppetto, come uno schioppetto, sarò puntuale sotto il suo portone con la mia macchina. Anzi, se non ha paura... Paura? Poi... Di che? Sì, dico, in macchina, guido bene, sa? Ah, il volante in mano mio figlio ce l'ho messo io. Dunque diceva, se non ha paura, si potrebbe andare a fare colazione in un bel posticino sul lago, eh? Oh, ma com'è gentile. Ma domani ho un impegno. No, prego, quasi non vi dica di no, anzi telefono subito perché ci preparino un bel risutino al salto, eh? Prendiamo l'aperitivo? No, grazie, la sera non ceno mai. Ma l'aperitivo per la colazione di domani. Ah. E poi signora, poi le volevo far vedere una cosa veramente spiritosa. Le volevo far vedere le fotografie della villa dove sono nato io. Ah. Una casetta piccola, scicchettina, vabbè. Lo prego, si accomodi, non stia in piedi, per carità. Ci devo essere anch'io in queste fotografie, sa, sì? E un bambino, un bel fiulezze. Adesso vediamo un po'. Oh, mi scusi. Ma che fa? Cara signora, cosa vuole che le dica? Io quando sto vicino a lei è come se il cuore mi trillasse, ecco. No, guardi che lei si sbaglia. Non è il suo cuore che trilla. No? È semplicemente il telefono. Che stupidello. Grazie, scusi tanto. No? Vieni subito, permesso. Pronto? Ah, e lei, Conte Jean? Sì, sono io. Chi parla? La premiata Salumeria Colombo. Salumeria Colombo? Ma le pare questa l'ora di telefonare per le ordinazioni? Non è mica per le ordinazioni che ci telefono, è la signora Colombo Felicita in persona. Ah, ma ha deciso di rovinarmi la giornata lei e la sua figliuola, eh? Che non si agiti, che non si scalmani, Conte Jean. Guardi, niente di grave. Ma come grave, sì? Scusi, viene a rompermi le uova nel paniere? Ecco, Conte, vorrei dire, insomma... Se permette, c'è stato un piccolo scontro, ecco, se mi passa l'espressione, insomma, un scontrino, vero, con l'autobus. Sa, van di bestia, vero? Ma chi è che va di bestia? Per favore, si spieghi, non mi faccia perdere del tempo. Ecco qui, dunque, sì che... E l'eri, l'era lì, vero? Cosa? Dice, l'eri, l'era lì. Signor Colombo, cosa fa? La canta adesso. No, dice, l'eri, l'è mica suo figliolo? Sì, eccola. E l'eri era lì in automobile con la mia figliuola che tornavano dal tennis club. Cos'è che succede? Ma che si agita, no? Mi dica cosa è successo, per piacere. Ma niente. Son feriti, vero? Ma leggermente. Feriti? E dov'è che sono adesso? Sono qui da me, in bottega, tutte e due. Anzi, se viene subito è meglio. Sì, ma dove? Ma gliel'ho detto, no? Premiata Salumeria Colombo, lo sa dov'è, vero? Sì, ma il Leri lì. Ma il canta lui, Conte. Ma chi è che canta? Il Leri, mio figlio, si è fatto molto male? Ma no, un po' di spavento, un po' di emozione, niente. Oh, meno male. E la... La Rosetta? Ma che Rosetta? L'Augusta. Chi è l'Augusta? L'Augusta, la macchina, l'automobile. Oh, signor, me la ricordi mai che la sciura lì? No, l'Augusta le salva, lei lesa. Oh, meno male, vabbè, allora vengo subito, eh. Ecco, l'aspettiamo, Conte. Sì. Riverisco a rivederla. Voi là, avete visto come si fa a combinare un colloquio alla svelta? Mammetta mia, sei grande. Ma io ho paura, mi scusi, sa, signora Felicita, che m'abbia combinato un guaio peggiore. E là, perché? Perché papà, quando saprà di essere stato preso in giro, andrà su tutte le furie e non lo frenerà più nessuno. Mi piglierà mica sberle. Ma ci mancherebbe altro. E allora, so qua io a ribattere, che insomma la lingua, con rispetto, non mi manca né in bocca né in bottega. È ben questo che mi fa paura, perché sa, di parola in parola e si arriva all'irrimediabile. No, ragazzo mio, guarda, di irrimediabile c'è solo l'osso del collo. Mi permetterà almeno, signora, che mi preoccupi per l'avvenire mio e della mia Rosy. Sa, il suo amore per me... è tutto. Ma cosa me lo dice a me, dico? So ben io quello che vale la mia figliuola, insomma, anche cosa mi è costato darci un'educazione svizzera.
Che mamma, il suo papà non sa neanche che è stato educato in Svizzera. Quel maledetto di suo padre è contro di noi. Rosy, non maledire tuo suocero. Non lo è, non lo è più. Non vuol più esserlo. Non vuol più esserlo? Io sono trasecolata. Dai, su, Rosy. Cacciati mica, su. Conta su. Sai che avevo sempre detto a Larry, e con tuo padre come la mettiamo? Hai parlato? Sì, lo so. E lui mi rispondeva sempre, calma, domani parlo. E non si decideva mai. E rimanda che ti rimanda, finalmente ieri si è deciso e gli ha detto tutto. Sì, che avrò delle difficoltà a darci mia figlia un fannigottone di quel genere. So crede lui di sporcarsi il blasone. Domanda, ehi. Domanda a Lodovico Grossi, tuo padrino, che belle campane che abbiamo sentito sul conto degli Scotti. E sai come li chiamano a Milano i conti Scotti? Sì, gli scansaconti, con la difficoltà che ci hanno a pagare con la bella valora che si ritrova in addosso. Tanto se non intervieni tu, qui tutto va. Sì, sul barile dell'aceto, lo so, ma io non intervengo. Perché? Perché a correrci dietro si fa pe... E allora? E allora suo padre gli ha risposto, ma dove hai il buon senso? Un conte Scotti non scenderà mai alla figlia di una salumiera. Non scenderà? Ha detto non scenderà? Così ha detto. Mannato d'un spiantato. Mamma, è mio suocero. Sì, a me mi fa. A me mi fa tanto. Brutto villano. Ma cosa crede di avvelirmi quello lì? A lui crede che io sono stata con le mani in mano e non ho preso le mie debite informazioni sul suo conto. Ma sarò io semmai. Strillerà. E tu lo sai, lo sai. So che l'amore vincerà e che voglio bene a te. A te. E tu. E tu. A me. C'è la mamma. Senti, Rosetta, io me ne vado, Ciao. Mamma, di Rosetta, cosa c'è che sei tutta fuori degli stracci? Cos'è successo? Aspetta che sfogli e ti dirò. Ma dai su che siamo sole, che non ci sente nessuno. Mamma, siamo rovinate. Bella festa, rovinate? In che senso? Stamattina ti arriva alla palestra con una faccia che non ti dico, Larry. Larry? Chi sarebbe? Ma come chi sarebbe? Valeriano! Ah, già, sì, Valerie Scotti, sì.